Benvenuti a questo Open Day del Master in Archivistica, Diplomatica e Paleografia dell'Università di Ferrara. È un master appunto specialistico nelle discipline che ho appena menzionato e che ha uno sguardo, un focus particolare, un'attenzione particolare anche sulle digital humanities applicate a queste discipline. Ci troviamo nella sala Riminaldi della Biblioteca Ariostea, dove potete vedere circondati dai meravigliosi libri antichi, sotto lo sguardo attento di appunto personalità ferraresi e non solo. Il master è promosso non solo dal Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Ferrara, ma anche da una serie importante di istituzioni ferraresi e non solo, tra cui la Biblioteca Ariostea, che fa parte di un polo di archivi e di biblioteche del Comune di Ferrara, l'Archivio di Stato, l'Arcidiocesi e la Cattedrale di Ferrara. Ed è a questo proposito che chiamo appunto qui davanti a me la responsabile della sala manoscritti e rari della Biblioteca Ariostea di Ferrara, la dottoressa Mirna Bonazza, che ci guiderà un po' all'interno di questa sala e ci farà vedere appunto un po' di libri antichi, manoscritti e non soltanto. Buongiorno, benvenuti. Ci troviamo nella splendida cornice della sala di consultazione dei manoscritti rari della Biblioteca Comunale Ariostea di Ferrara. La sala, che è intitolata al cardinale Gian Maria Riminaldi, una figura di spicco della Ferrara del Settecento, che fu anche un importante mecenate per la nostra biblioteca e anche riformatore dell'università. Io mi chiamo Mirna Bonazza, sono la docente di descrizione della disciplina di descrizione e di catalogazione dei manoscritti. A fianco a me vedete, potete ammirare anche alcuni codici su cui lavoreremo nel corso delle lezioni. Il primo è la matricola dell'arte dei Marangoni, che inizia cronologicamente dal 1494 e si conclude entro il 1795. Si tratta appunto degli iscritti all'arte. Il secondo codice che vediamo al mio fianco è la Città di Dio di Sant'Agostino, un codice miniato, si tratta di una miniatura ferrarese della scuola di Taddeo Crivelli, databile fra il 1470 e il 1474. Fu commissionato dal vescovo Lorenzo Roverella, quindi è un importante esemplare che la biblioteca possiede, ed è anche la miniatura che vedete nell'iniziale miniata, che raffigura appunto il Castello Estense, e anche il logo del nostro master. Alla mia sinistra invece potete ammirare quello che per noi è il manoscritto e il codice più importante della nostra biblioteca, cioè i frammenti autografi dell'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, che si conserva in questa biblioteca fin dal 1750, almeno così per i primi 6 fascicoli. L'ultimo invece ci è stato donato nel 1769. Quindi, riassumendo, potrete lavorare su questi esemplari, su quelli che sono i nostri autografi, i nostri manoscritti, le nostre edizioni, e conoscerli meglio nel corso dell'anno. E allo stesso tempo potrete, se lo vorrete, chi lo vorrà fare, anche seguire il tirocinio, frequentare il tirocinio proprio presso la nostra biblioteca. Il Servizio Biblioteche e Archivi del Comune di Ferrara collabora fattivamente, ed è lieto di collaborare, alla realizzazione e allo svolgimento del Master in Archivistica, Diplomatica e Paleografia. Per questo è in essere attiva una convenzione tra il Servizio e l'Università, in particolare il Dipartimento di Studi Umanistici. Il Servizio collabora alla progettazione di contenuti specifici dei vari insegnamenti, all'organizzazione di seminari, convegni, laboratori operativi e in generale alle iniziative che sono collaterali al corso, non ultimo l'ospitalità dei tirocini,
in Biblioteca Ariostea e all'Archivio Storico Comunale. Naturalmente promuoviamo anche attraverso i nostri canali di comunicazione, sia tradizionali che digitali, il corso e tutte le iniziative. Quali sono i punti di forza del nostro master? Beh, certamente quello dell'equilibrio pensato, organizzato tra attività teorica ed esercitazioni pratiche, che naturalmente saranno in prevalenza dedicate alle discipline dell'archivistica, della paleografia, della codicologia e naturalmente anche della diplomatica. In tutto ciò, naturalmente, un focus, come si diceva all'inizio, speciale dedicato all'attività informatica, quelle discipline che oggigiorno, compresa l'intelligenza artificiale, saranno applicate sempre più massivamente alle nostre discipline. Vediamo quali sono anche i titoli di accesso per il nostro master. Beh, dunque, una qualsiasi laurea triennale è sufficiente. Può anche scriversi tranquillamente colui o coloro che, insomma, frequentano già dei corsi di studio, è consentito dalla legge appunto una doppia iscrizione. Quali sono invece i contenuti che andremo ad affrontare durante il nostro percorso formativo? Beh, l'archivistica, la diplomatica, la paleografia e codicologia sono i tre blocchi essenziali, cardini del master stesso, con 15 crediti per ciascun blocco, cioè sono praticamente 75 ore di insegnamento per ciascun blocco. Intorno a queste tre casistiche, diciamo, specifiche, si snodano una serie di altre discipline che vanno a rafforzare, di coronamento all'attività formativa. Abbiamo dato un accento particolare alla comunicazione dei beni culturali, soprattutto in relazione all'antichità, con il professor Zerbini, che è appunto una nuova acquisizione di quest'anno e che ci mostrerà questa importantissima oggigiorno attività di divulgazione dei beni culturali. Certamente molto importante è anche l'attività relativa alla storia del libro, ecco, non soltanto globale, c'è uno sguardo che riguarda non solo il libro antico, diciamo, pubblicato, edito nel XV secolo in Italia, quindi la biblioteconomia, ma anche una storia del libro globale con uno spazio speciale dedicato, a mio avviso molto curioso e importante, anche al libro orientale, ecco, una storia che viene da lontano. In tutto ciò, naturalmente, poi ci sarà uno spazio dedicato, come dicevo prima, all'informatica, quindi all'intelligenza artificiale, alle digital humanities, all'archivistica informatica, oggigiorno sempre più, diciamo, d'impatto nelle nostre discipline. E darei la parola a questo punto anche alla mia collaboratrice e assistente, la dottoressa Julie Petit, che ci darà uno spaccato, diciamo, di quelle che invece sono le esercitazioni pratiche da dedicare appunto alle nostre discipline. Lei si occupa ed è docente anche di esercitazioni di paleografia e di codicologia. Buongiorno a tutti, mi chiamo Julie Petit e, come anticipato dal direttore del master, il professor Sandro Bertelli, sono la docente del corso di esercitazioni di paleografia e codicologia all'interno del master in archivistica diplomatica e paleografia dell'Università di Ferrara e all'interno del blocco di paleografia e codicologia. Il mio corso si propone di essere uno strumento di complemento agli altri due insegnamenti, in cui non solo verranno fatti dei cenni teorici e alla disciplina, illustrando le varie scritture, quindi anche la storia della scrittura latina, ma verrà fatto anche un focus pratico. Infatti, alla fine del corso sarà mio compito portarvi proprio in un laboratorio in cui potrete voi stessi imparare a come saper decifrare le varie scritture e poi ovviamente replicarle all'esame.
Oltre ad essere il docente di questo corso, sono anche la tutor didattica, infatti sarà mio piacere potervi accogliere all'interno del corso dal momento delle iscrizioni, se avete qualche dubbio mi potete sempre scrivere, e durante tutta la durata del master. Tra i vari punti di forza del master in archivistica, diplomatica e paleografia, c'è anche la possibilità di iscriversi direttamente al secondo anno della laurea magistrale in filologie e letterature medievali e moderne del Dipartimento di Studi Umanistici, naturalmente per coloro che hanno i requisiti necessari. Certamente un altro punto di forza altrettanto valido e forse ancor di più è quello della registrazione degli insegnamenti, delle varie discipline che si svolgono tutte in modo asincrono, quindi possono essere ascoltate quando gli iscritti hanno il tempo a disposizione per dedicarsi alla offerta formativa del master stesso. Quali sono invece, diciamo, gli obiettivi professionali che il master in qualche modo persegue? Cioè si svolgono sicuramente all'interno delle tre discipline, quindi archivi, biblioteche, istituti culturali, possono essere naturalmente oggetto di interesse non soltanto per coloro che svolgono, diciamo, altre attività o sono in formazione, ma anche per coloro che invece sono già incardinati all'interno di questi settori e vogliono appunto semplicemente aggiornare la propria, diciamo, professionalità. Abbiamo la possibilità infatti di svolgere di mettere in atto questa convenzione con la pubblica amministrazione che di anno in anno il Ministero ci consente. Veniamo ora, diciamo, alle questioni più pratiche. Quali sono i costi? Quali sono le tempistiche? Beh, il costo dell'iscrizione al sesto ciclo del master è di 1.500 euro, compresa la tassazione regionale di 140 euro. Entro quando ci si può iscrivere? Entro il 5 di febbraio del 2025. Certamente io consiglio di non attendere l'ultimo giorno, perché gli uffici, l'amministrazione può avere difficoltà a rispondere alle problematiche e quindi sarebbe un grosso peccato appunto perdere, diciamo, l'occasione per l'iscrizione al sesto ciclo e dover passare così al settimo ciclo. Le attività di insegnamento si svolgono dalla fine di febbraio fino a giugno compreso, dopodiché si aprono gli esami, le sessioni di esami, che sono 5 per ciascuna disciplina fino al dicembre 2025. Si deve svolgere un tirocinio, come è già stato anche anticipato dai colleghi, un tirocinio che può anche essere riconosciuto un'attività, cioè lavorativa, un qualcosa che può essere, diciamo, ritenuto analogo ai 6 crediti di tirocinio, verrà riconosciuto tramite debita documentazione, facendone apposita richiesta alla direzione. Infine c'è un project work da discutere, project work, una relazione, una piccola tesina da discutere agli inizi del 26, in data naturalmente che verrà comunicata per tempo, approssimativamente fra gennaio e marzo del 2026. Entro marzo il ciclo si chiude per poi appunto rilasciare l'apposito certificato. Per qualunque informazione potete rivolgervi alla dottoressa Julie Petit direttamente, oppure fare una piccola visita al sito del nostro master, completamente sempre aggiornato in merito alle iscrizioni e a qualsiasi altra tipologia di informazione. Comunque tutti i materiali di cui c'è bisogno saranno forniti insieme a questo video promozionale. Grazie dell'attenzione.